Con il balletto dell'Esperia, la Puglia Arte Festival rende omaggio al centenario dei balletti russi di Monte Carlo, alla genialità di Nijinsky, con una piacevole serata all'insegna della perfetta combinazione tra professionalità, grazia, bellezza tecnica, tra l'inscindibile armonia del movimento del corpo, la musica, il sentimento e la poesia, che segnano l'energia, la vitalità della danza, quella forza che unisce mente, cuore e animo e che abbraccia il pubblico dell'Arena del Castello di Barletta, estasiato dalla raffinatezza di tre capisaldi del Novecento, proposti da altrettanti coreografi. Trittico Novecento si articola nella rivisitazione e riflessione della morte del cigno, il pomeriggio di un fauno e i quattro temperamenti firmati dai coreografi Thierry Malandrin, Eugenio Scigliano e Paolo Mohovic, direttore artistico del balletto dell'Esperia. Scena Davide Di Giovanni, Laura Missiroli, Silvia Moretti, Roberta Noto, Elena Ritattore, Davide Vallosso. Tutti molto bravi nel condurre in una dimensione di intensa partecipazione i presenti allo spettacolo inserito nel programma della Puglia Arte Festival. Il palcoscenico internazionale della danza, giunto alla quinta edizione, costituisce ormai un punto di riferimento di qualità nel panorama culturale della nostra Puglia. Mauro De Candi appunto è sicuramente un danzatore, un coreografo tra i più noti, insomma, anche se lui lavora all'estero, però fa molto per la sua terra, si occupa anche della formazione di giovani danzatori e anche del pubblico. Ogni anno però invita compagnie interessanti del panorama internazionale e porta delle cose comunque nuove, che non sono le solite cose di agenzia o di cartellone, ma sono sicuramente gruppi di alto livello qualitativo, sia italiani che esteri, però devo dire con un'attenzione a proporre comunque qualcosa di nuovo, quindi questo è molto importante. Questa sera all'Arena del Castello di scena il giovane balletto del Mediterraneo e gli allievi del progetto Tersicore, l'unico corso di alta formazione e perfezionamento riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali nel Mezzogiorno.